watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Talk di origine proteta. Buonasera, 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 rieccoci qua, bentornati. Anche questa settimana un nuovo ospite e questa settimana avremo un ospite particolare. Con noi ai microfoni Mara Navarria. Buonasera Mara. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Tutto bene? Tutto bene, sì. Benissimo. Perfetto. Mara è un ospite particolare perché non è propriamente un artista, ma in qualche modo appunto sotto altri aspetti lo è, e andremo appunto intanto a conoscere qual è la sua professione, qual è la sua storia, e poi appunto ci inoltreremo appunto in questa intervista. Quindi innanzitutto Mara, raccontaci di te, chi sei, dove vai, cosa fai, insomma, chi sei, ecco. Allora, io sono friulana, sono nata a Udine, ho 37 anni e sono un'atleta di scherma. La mia arma è la spada. Ho iniziato con lo sport da giovanissima perché sono la seconda di quattro figli, mm-hmm. perché i miei genitori credevano nello sport come attività ludica e quindi ho iniziato a fare sport. Poi in realtà sono incappata nella scherma perché aveva iniziato a praticarla mio fratello, mm-hmm. poi siamo arrivati tutti e quattro a fare scherma. All'inizio era un gioco e dal gioco è diventata un gruppo di amiche in spogliatoio e dallo spogliatoio sono iniziate ad arrivare i primi risultati con la spada appunto. E niente, mi ritrovo ancora in pedana alla mia età, essendo nel gruppo sportivo dell'esercito e avendo ottenuto dei risultati come la vittoria del mondiale nel 2018, la medaglia olimpica di Tokyo a squadre, il bronzo e svariate vittorie in Coppa del Mondo, ma quella vittoria che voglio ricordare di più è stata una gara di Coppa del Mondo vinta a Tallinn nel 2017, mm-hmm. e dove praticamente è stata una gara tecnicamente perfetta. Nessuna sbavatura, è una leggerezza, è una fantasia di azioni, è veramente bella. Forse quella è la gara che preferisco ricordare. Quindi la mia arte, diciamo, che è un po' dietro la maschera, il mio mondo è dietro la maschera di scherma, i movimenti, la pedana è lunga 14 metri, quindi uno spazio molto ben definito e diciamo che i colpi sono abbastanza veloci. La regola della spada è che vale tutto il corpo come bersaglio, mm-hmm. e non ci sono regole, non c'è una convenzione, quindi non ci sono regole né di attacco né di difesa come nel fioretto e nella sciabola, che sono le altre due discipline della scherma. Quindi questa sono io brevemente, ho studiato scienze motorie a Tor Vergata, ho fatto la specialistica sull'attività preventiva adattata con una tesi sull'attività nel periodo perigravidico, mm-hmm. e poi a settembre ho portato a termine un master in marketing e management alla facoltà di economia che mi ha dato una visione dello sport da un altro punto di vista. È interessante perché, insomma, mentre parlavi mi immaginavo appunto la pedana, che potrebbe essere anche una forma di arte, nel senso che è la tua tela. Si con la tua pollice tela. E indice si dirige alla fine l'impugnatura della spada, è come se fosse la fine una matita. Ecco. E non bisogna avere troppa forza, ma bisogna essere molto, la destrezza è un'altra caratteristica, quindi non bisogna, è importante avere la potenza, ma anche essere molto rapidi, quindi è una forma di arte diversa e soprattutto è curioso quello che è tutto il mondo dell'essere imprevedibili, essere, sorprendere l'avversario e quindi andare tra virgolette un po' avanti con il pensiero per mm-hmm. trovare soluzioni nel minor tempo possibile. Infatti la curiosità di averti invitato nasceva proprio dal mettere insieme appunto due discipline come lo sport e l'arte, che apparentemente sembrano lontane, ma in realtà hanno un piccolo, ci sono dei punti di contatto. Infatti abbiamo già cominciato a parlarne, ne hai già
accennato tu, esattamente, quindi ci vuole anche un po' di, immagino, molta concentrazione, ma anche istinto in qualche modo, soprattutto quando ti trovi a decidere cosa fare, come attaccare o come difenderti. Sì, anche questa cosa è un po' diversa dal fatto che uno può attaccare e può difendersi, e quindi deve scegliere, quindi fare una scelta è molto importante. Io prendo, se devo parlare dell'arte, prendo ispirazione da due donne che ho conosciuto, forse ho scoperto viaggiando, una in realtà anche è della mia terra ed è Tina Modotti e l'altra è Frida Kahlo. Cosa ti hanno ispirato queste due donne? Mi hanno ispirato perché non sono solamente arte, ma sono anche e soprattutto fotografia, che a me piace molto. E anche lì c'è sempre il pollice e l'indice che scatta. Vedi? C'è una scelta di tempo molto ben precisa. Sì, questa cosa mi piace un sacco, però ripensare come un artista deve essere in pedana, ha bisogno. In generale, un grande artista ha bisogno di molta tecnica. Noi, io ripeto, nei miei allenamenti c'è una parte con il maestro che è fondamentalmente tecnica, ed è praticamente la ripetizione continua e costante di alcuni movimenti che devono diventare naturali, devono quasi rientrare nell'istinto e devono essere poi immediati e naturali. Quindi questo è molto importante. Però oltre alla tecnica, che è fondamentale, per arrivare a un livello, diciamo, top, la tecnica non si può prescindere dalla tecnica. Però dall'altra parte bisogna anche essere creativi e quindi che è una giusta... creativi è, come intendevo prima, ho accennato prima, essere fantasiosi e quindi... prevedere quello che succede è una giusta soluzione rispetto a quello che devo trovare soluzioni velocemente rispetto alla mia avversaria, quindi nel minor tempo possibile. Quindi secondo me queste sono due caratteristiche veramente importanti, la tecnica e la creatività, che possono essere delle capacità, ma poi devono diventare delle abilità fondamentali. Poi col tempo, appunto, anche l'esperienza, questo si acquisisce un po' come appunto il realizzare un'opera. Mi ha colpito molto le due figure che da cui ti sei ispirato, comunque che apprezzi, quindi la Modotti e Frida Kahlo, che comunque sono anche due figure femminili molto forti, nel senso che hanno fatto anche della fatica e delle difficoltà un mezzo per migliorarsi, per affrontare le difficoltà proprio. Quindi ecco, era molto interessante questa tua attenzione verso queste due figure che sono iconiche in maniera, insomma, differenti, ma anche comunque hanno inciso in qualche modo nella società. Sì, devo dire che soprattutto la Modotti non è solo artista, cioè è una vita veramente molto bella che ho imparato a scoprire, diciamo, nel tempo, perché ogni tanto non è che abbiamo così tanto tempo per avere la possibilità di vedere il film, di vedere l'opera, di cercare di capire quali erano le sue relazioni anche nel contesto in cui viveva. Quella è una cosa che mi ha sempre colpito, comunque una famiglia di emigranti dall'America al Messico, la sua azione politica, che poi non è ancora così tutto chiaro, il suo ruolo e questa cosa qui, quindi dallo spettacolo, da Hollywood, alla fotografia, dalle amicizie, alla fine loro erano amiche, Tina Modotti e Frida Kahlo, in un mondo di Città del Messico sicuramente molto interessante, diciamo. E invece un altro paragone con un altro artista che posso fare con le due caratteristiche citate prima, che sono la tecnica e la creatività, che mi piace molto, è Picasso. Perché Picasso sa disegnare, sa dipingere, ha studiato i grandi classici, non so, Michelangelo, Raffaello, e poi ha dato vita a questo movimento con Mademoiselle d'Avignon, che è un quadro bellissimo, e alla fine ha stravolto quello che era l'arte classica con l'arte contemporanea,
all'inizio del XX secolo. Ecco, essere molto tecnici e poi crearsi il proprio mondo, il proprio spazio e stravolgere un po' quelli che sono i canoni. Questo io lo riporto un po' con la scherma, nella pedana. E quindi no, dicevo semplicemente lo riporto nella pedana, essere grandi tecnici, ma poi non essere scolastici, perché essere scolastici vuol dire essere compresi ed essere e non sorprendere. Invece riuscire a trasformare la tecnica non in maniera conseguenziale, questo è secondo me un aspetto molto interessante. Esattamente, ed è molto interessante appunto questo connubio che si sta creando e che Mara ha colto benissimo, sono tante cose perché poi appunto è stata infusa anche da questa figura come la Modotti, che insomma è anche una furlana, anche lei, quindi insomma c'è un fiume di creatività che si muove e di determinazione anche in queste zone. Mi interessava una cosa anche un po' più apparentemente non apparentemente leggera ma significativa. Ovviamente cioè, tu rappresentando anche la nazionale italiana hai viaggiato molto e quindi eravamo anche curiosi di sapere com'è la vita di una sportiva che gira il mondo e con il fardello anche di rappresentare una nazione intera, insomma. Ma allora, se uno la prende da questo punto di vista qua, non si muove perché le gambe iniziano a tremare. Invece, stando dentro e essendo consapevoli del percorso comunque che ho fatto, io sono cresciuta a Carlino, in provincia di Udine, che è un paesino di 2000 persone, e sono riuscita ad aprire quello che poi è il mondo. Io ho toccato tutti i 5 continenti. Quando ho la possibilità, e ho più tempo prima della gara, non so, non sono 2 o 3 giorni, ma anche 4 o 5, tante volte facciamo degli allenamenti pre-gare di Coppa del Mondo, diciamo che ho avuto la fortuna di girarmi diversi musei, perché mi ha sempre un po' interessato, un po' forse anche i miei genitori ci hanno sempre portati da piccoli in giro per musei, mi ricordo Palazzo Ducale o alcune mostre anche a Venezia, a Treviso, ma a Udine stesso, mi ha messo veramente a Ileggio, diverse mostre, quindi mi è sempre rimasta un po' la curiosità di scoprire cosa c'era io conosco molto bene il Museo di Arte Moderna di Cuba, perché Cuba abbiamo una tappa ogni anno e ogni anno ci sono delle mostre differenti. Ho visitato alcune mostre di oggettistica, però di terracotta in Cina, perché sono posti in cui andiamo tanto tempo prima, sia a Nanchino che a Wuxi, dove ho vinto il mondiale. No, sono fortunata perché grazie allo sport ho avuto tanti incontri, diciamo, Ma con l'arte. hai Sì. potuto conoscere tante culture, comunque confrontarti Sì. con Con tante diverse culture, culture magari paesi. anche tanti amici che tante volte ti portano, visita questo, visita quello, e quindi anche insieme alle persone una condivisione, ti portano a vedere. Ho visto il museo a Cali in Colombia, di alcuni della visione, questi erano gioielli, di come vedevano il sistema solare e i Maya, e lo disegnavano nei gioielli per le donne. Bellissimo, sì, io ho questi orecchini ovali con questo sistema solare studiato, e poi ovviamente sì, gli orecchini sono delle cose che mi piace comprare in giro per il mondo, e insomma alla fine l'ho scoperto lì perché ad alcuni disegni loro li riportavano poi nei gioielli, nelle sculture. Questo è molto bello, infatti la fortuna, e quando ho iniziato a girare era sì, giro, ma anche che cosa posso vedere in quel posto. Beh, praticamente mi stai diventando una critica d'arte in qualche No, modo, Mara. no, io mi permetto. No, vabbè, ma, però appunto tu non sei solo una schermatrice in realtà, perché tu nel web tieni una tua rubrica personale, Sì, giusto? io ho idea, c'è se me in Esattamente, friulano. grazie, perché se dovevo dirlo io non so cosa succedeva, Ma non sai succedeva come il i miei sabato. amici stranieri la pronunciano, quindi è super divertente. In realtà dovrei fare una puntata solo registrando come le persone in giro per il Ecco, mondo lo pronunciano. così mi Io sento. e te giovedì a casa mia. Io e Beh a casa mia. Ok, Ok. ok.
E di cosa parla questo progetto? Questo progetto in realtà è nato un po' tra virgolette, è nato dalla necessità di mostrare quello che facevo. È nato durante il Covid. È nato dopo 10 giorni che eravamo rinchiusi, dopo quell'11 marzo del 2020, che penso sia ancora un po' influente nella nostra vita. E quel progetto è nato dentro il giardino, dentro casa e il giardino di casa mia, proprio a Carlino. E ho iniziato dalle cose più semplici, dalla cucina, dall'arte. Perché mi è sempre piaciuto mostrare quello che è il mio legame con il mio territorio, ma anche quello che è la cultura o quello che sono le tradizioni. Quindi da questa cosa è nato un progetto che alla fine poi non pensavo che durante il tempo poi è cambiato. Non lo so, prima di Natale ero a Vancouver e ho fatto io il Bacesemè dal Canada, dove sono la scorsa volta ero invece qui, ero in Friuli, ero nel mio paese e io sono ritornata a vivere qui col Covid, quindi anche questo è un aspetto che forse grazie al Covid sono tornata a casa mia in Friuli, Venezia Giulia, e a vivere qui. E quindi questo legame, prima ero vissuto da lontano, dopo 15 anni che ero fuori, sono ritornata qui. Però questa cosa di gestire i social, che è anche a farlo su Instagram, è alla fine un po' il mondo di oggi, che non è quello che non è reale, è purtroppo, cioè purtroppo e anche per fortuna sui social. Quindi ho scelto i social al posto dove mostrarlo, anche per raggiungere magari quelli che sono un po' i target più interessanti, che sono alla fine sono i giovani. E quindi Instagram era lo spazio che mi piaceva dedicare. Dall'altra parte, io utilizzo i social in maniera ben precisa, definita, c'è cioè un tra virgolette un piano preciso e coerente soprattutto con chi sono. Questa è una cosa che ci tengo, a cui ci tengo tanto. Come sono sui social, sono nella vita reale. E questo secondo me è un messaggio importante perché si può essere benissimo coerenti anche sui social e raggiungere magari, appunto, come dicevo prima, un target che non rispecchia solo quello che sono le nostre reali amicizie che si frequentano. E in realtà anche i social mi permettono di far conoscere ancora meglio quello che è il mio territorio. Sì, infatti, mentre parlavi anche immaginavo infatti anche quello che ci hai detto poco fa, nel senso che con la tua professione hai potuto viaggiare molto, vedere molti posti, condividere anche con altre persone la loro cultura o confrontarci. Credo che questa sia stata una bella evoluzione, interessante la tua evoluzione nel mondo dei social, dove in qualche modo porti il Friuli anche fuori dal Friuli e lo mostri anche alle persone che non lo conoscono, comunque non solo ovviamente ai propri concittadini, ma anche a altre persone. Quindi è stato un bel cambio, una bella Sì, scelta di. mi piace questa cosa perché raggiungo, come dicevi, appunto persone lontane che però poi scelgono di venire qui in vacanza e scoprono un mondo di storia e arte, però anche cucina e percorsi verdi, montagne, mare, visto che il Friuli si presta a una strada corta tra il mare e la montagna, a essere differente. A poter godere in pochi giorni di veramente di tante realtà, però ritrovare una ragazza che amica conoscente di 15 anni fa che si fa la foto nello stesso posto a Cividale e mi dice: "No, ma guarda, ho visto il museo e adesso ho fatto la foto e te la mando", fa piacere questa straniera, o magari persone, amici miei reali che non avevo visto che c'era il presepio a Corniolo così grande, ci vado. Quindi è una modalità differente anche di riuscire a recuperare delle persone che di solito non avrei comunque un contatto. No, molto interessante, anche perché ormai sei diventata critica d'arte e anche influencer, quindi No, influencer no, ma no, inizio in in senso realtà. buono, ma in senso positivo, in senso In realtà io ho iniziato ad essere sui social anche con uno dei miei primi hashtag. Che mi piace utilizzare, che è mamma atleta, perché ero diventata mamma di Samuele dopo le Olimpiadi di Londra, e quindi
era quello anche, era un target ancora differente, stavo portando avanti lo studio sulla la tesi sull'attività fisica e la maternità, era un progetto ancora differente. E quindi quello era partita così. Poi l'evoluzione mi sta portando su altre strade che devo dire che mi piacciono e mi rendono soddisfatta anche del mio percorso. A confermare che quello che tu trasmetti attraverso i social sei te stessa, e qua abbiamo ed è molto una cosa positiva, visto insomma la strumentalizzazione che si fa in questo momento storico, un po' appunto dei social, dove forse c'è un po' più di falsità, ahimè. Ma è molto molto interessante. Infatti, ti devo dire la verità, mi sa che ti seguiremo in questa evoluzione. Sappilo che così Allora se io devo seguire per scoprire altre versioni dell'arte, perché qua viviamo alla fine in un contesto esattamente. Questa ricco è di una mega connessioni. Le pubblicità per la connessioni sono cultura. potentissime poi. Hai fatto un mega rilancio del concetto di cultura, in effetti, anche. Quindi, vedete, cari radioascoltatori, cosa vi porto a Radio Cafuscheri. Non so disegnare, lo ammetto. Anch'io, è una cosa che invidio tantissimo. Su questo Per siamo questo uguali, forse allora. anche una ricerca perché verso il bello, perché non può venire da me, almeno con la Sì. fatica. Però va bene, mai dire mai, tanto si cambia sempre, non si sa. Perfetto. Anzi, visto che siamo giusti giusti con i tempi, io ti faccio quella che è la domanda da 1 milione di dollari che facciamo a tutti i nostri ospiti, perché siamo anche ripetitivi a volte, ma in senso buono. Che cos'è la contemporaneità per Mara Navarria? Allora, nello sport in generale direi che quindi nella nostra contemporaneità lo sport ha un'importanza sempre maggiore, diciamo, nella formazione e nella cura dei giovani e non solo, ma anche degli adulti. Quindi deve essere visto come benessere e cura della persona. In pedana, invece, il concetto di contemporaneità, diciamo che è un concetto in cui non ti puoi accontentare sempre, ma devi guardare oltre. Quindi la contemporaneità nella spada è il colpo doppio. Io voglio mettere la stoccata, quindi non deve essere data in contemporanea. La contemporaneità, quindi nella scherma, non è vincente. Quindi posso pensare che devo pensare avanti, quindi a me piace l'avanguardia, cambiare, sorprendere, prevedendo quindi delle azioni vincenti. Continuo a dire, dovresti fare anche la critica d'arte, secondo me. Ci sono degli spunti veramente interessanti, anche perché comunque appunto diciamo che bisogna vivere il presente molto forte, in maniera molto attenta, proiettandosi proprio su quello che sarà l'immediato futuro. Peccato perché nella scherma poi nella contemporaneità è quasi finita perché c'è uno spazio ben definito, un tempo precisissimo, anche una consapevolezza del corpo nello spazio e nel tempo. Per questo bisogna pensare avanti, quindi per questo penso all'avanguardia. È una bellissima associazione ed è molto interessante. Beh, poi bisognerebbe chiamare qualche critico veramente adesso a fare delle analisi, ovviamente, anche con questo mondo. Cioè, allora, io ti dico anche il motivo per cui ti avevo chiamato, perché questo tipo di sport che tu pratichi per me è molto elegante, mi ha dato sempre una sorta di coinvolgimento anche estetico, perché comunque, come dici tu, i movimenti sono fondamentali, ovviamente, per te che sei durante la gara sei la protagonista, ma anche da fuori, per uno che guarda da fuori, comunque nascondere un'eleganza e insomma, una raffinatezza che sono incredibili. Quindi ora capisco, secondo me tutti gli schermisti quindi comunque si interessano di arte, secondo Potrebbero te? prendere spunto perché appunto dall'arte si può prendere davvero spunto per essere, diciamo, innovativi. Ma al tempo stesso portare, come dicevi tu, ci sono azioni tecnicamente corrette ma brutte.
E poi ci sono azioni tecnicamente perfette, portate nel tempo perfetto, che creano quello che si chiama poi spettacolo. A me piace portare le botte al piede perché sono belle. Spiegaci un secondo tecnicamente cosa sono, perché siamo. E a me piace portare come bersaglio, dell'avversario mi Ah, piace colpire il ok. piede, però Ah. per arrivarci scelgo diverse modalità di avvicinamento all'avversario, con più o meno delle finte per non essere prevedibile, e poi portare secondo me il colpo al piede è bello, È molto esteticamente delicato, bello, come è dire. delicato, esattamente, è pulito, e poi soprattutto uno nasconde, tra virgolette, la preparazione di questa stoccata, lo spettacolo aumenta. Meraviglioso. Io sono, guarda, sono contentissimo che tu abbia accettato la nostra intervista, perché solo questa Ma descrizione io l'ho colta al volo perché ho detto è no, mi poesia interessa. pura, guarda. Quindi siamo contenti tutti, perfetto. Bene, Bene, grazie mille. io volevo ringraziare Mara, scusa, Mara, per la tua disponibilità, e ti ringraziamo quindi. E speriamo di riaverti, chissà, in un futuro ancora ospite. Molto volentieri, grazie mille e buona serata. Buona serata a tutti, vi saluto. Con questo abbiamo concluso anche questa puntata. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!